Libri TV, Gianni Colacione, oggi 30 novembre, siamo qui a Chianciano al 15° congresso di Radicali Italiani e inauguriamo questo anno di interviste congressuali con Fabio Massimo Nicosia, che conosciamo in primis come assiduo forumista sul Forum Radicale Ufficiale. Come voi sapete, i forumisti del Forum Radicale Ufficiale sono trattati in modo privilegiato da Libri TV al congresso di Radicali Italiani. Parliamo con lui, che è un avvocato e anche autore di libri sul diritto. Ovviamente ha fatto un intervento nella commissione sul diritto alla conoscenza contro la ragion di Stato, diritto umano alla conoscenza contro la ragion di Stato, e gli chiediamo ovviamente di che cosa ha parlato, che cosa ha detto sinteticamente nel suo intervento. Lo tieni tu bello vicino, vai. Allora, io ho fatto un intervento di carattere generale, diciamo pure metodologico, per entrare nel dettaglio della questione, perché mi interessava più inquadrarlo in discorsi di carattere generale. Cioè, ho impostato il discorso dicendo che secondo me nel mondo radicale non c'è a sufficienza una teoria generale della propria politica da seguire, in forza della quale puoi risolvere specifiche questioni che si presentano. E ho detto che il punto di riferimento per attualmente i radicali come tra virgolette teoria è il concetto di Stato di diritto. Ma lo Stato di diritto è solo un'ipotesi possibile all'interno della cultura liberale, non è di per sé una teoria. Perché se noi guardiamo tutte le battaglie storiche dei radicali dal divorzio in poi, nessuna di queste è stata condotta in nome del rispetto del diritto vigente, come dovrebbe essere una battaglia in nome dello Stato di diritto, perché lo Stato rispetta il proprio diritto. Perché quando si è chiesto di introdurre il divorzio, non si stava chiedendo che lo Stato rispettasse il proprio diritto, si stava chiedendo di introdurre un diritto nuovo. Allora, nel momento in cui tu chiedi l'introduzione di un diritto nuovo, vuol dire che tu hai un'altra teoria antecedente rispetto a quella di Stato di diritto, in nome della quale chiedi che lo Stato di diritto faccia proprio il diritto nuovo. Allora, qual è quest'altra teoria? Non è molto chiaro, dovrebbe essere una teoria liberale, libertaria, che però non viene sufficientemente approfondita. Che cosa comporta questo? Che tutte le volte che si propone un problema nuovo, non essendo noi in grado di inquadrarlo nell'ambito di una teoria generale che ci consente di affrontare il problema nuovo, si improvvisa. Qui problema per problema, quale sarà la soluzione di questo problema? Non si sa, proviamo a improvvisarne uno, perché ognuno fa la sua, ma non c'è coerenza nell'approccio, nel modo di affrontare i problemi di carattere generale. Questo vale anche per il diritto alla conoscenza. Il diritto alla conoscenza, anche se viene invocato come applicazione dei principi dello Stato di diritto, in realtà non essendo prevista da nessuna norma vigente, vuol dire che non è riconducibile al diritto vigente negli stati di diritto attuali, vuol dire che sta invocando qualcosa d'altro. Quindi siccome io tendo un po' all'astrazione, ma non fino a se stessa, ma perché ritengo che sia poi funzionale la risoluzione dei problemi, mi chiedo che teoria abbiamo, siccome io lavoro in questa direzione, porto il mio contributo. Perfetto Fabio, quindi insomma invochi un tessuto teorico un po' più, diciamo, robusto alle proposte di soluzioni che i radicali, diciamo, elaborano di volta in volta. Senti Fabio, andando verso le cose un po' più materiali, alla fine di questo congresso, come tutti i congressi radicali, eleggerà delle cariche che guideranno il movimento, e come candidato alla segreteria c'è Riccardo Maggi. Tu che cosa pensi di questa candidatura? Allora, premesso che io non sono iscritto, anche se sono su Libri TV non conta. No, quindi non voterò, okay. In questo senso, però ho capito. Di votare pro. Mi hai offerto il destro a questa cosa. Sono favorevole a un'impostazione di radicali italiani nel senso di uscire dalla montanaticità.
per cui di volta in volta è messaggio napoletano piuttosto che diritto alla conoscenza. Se Maggi è espressione di questa molteplicità di contenuti, di approccio generale ai problemi, per cui si affrontano vari aspetti, non solo in quanto appunto espressione di rispetto del diritto, ma affrontare i problemi in quanto tale a tutto campo, allora sono favorevole a questo cambiamento. Grazie Fabio Massimo Nicosia.